buon pomeriggio, le 17:20 minuti. Facciamo il consueto riepilogo partendo naturalmente dalla Serie C. Il pareggio del Teramo sul campo del Fano. Purtroppo il Teramo a questo punto non è più arbitro del suo destino. Teramo che precipita in piena zona playout. Tra poco vedremo anche la classifica. Giornata l'ultima, anzi la penultima della stagione regolare, precisamente la 37esima nel girone B. Fano Teramo 0-0, Feralpi Salò Triestina 4-1, Mestre Sant'Arcangelo 0-4, Ravenna Sud Tirol batte Ravenna 2-1, Reggiana Padova 1-1, poi ancora Renate Fermana 2-0, a San Benedetto del Tronto Albino Leffe batte San Benedettese 1-0, Vicenza Bassano 2-2. Vediamo la classifica, hanno riposato oggi Gubbio e Pordenone, restano soltanto 90 minuti, ricordiamo che retrocederà una sola squadra dopo lo spareggio tra ultima e penultima e potete vedere la classifica, il Padova ha già promosso in Serie B con 60 punti, torna in un campionato consono senza dubbio alle sue tradizioni dopo 4 stagioni, l'ultima nel 2013-2014. Sud Tirol Reggiana al secondo posto con 52 punti insieme alla San Benedettese. Poi Feralpi Salò 49, Bassano 48, Renate 47, Mestre ed Albino Leffe 46, Pordenone 45, Triestina e Ravenna 42, Fermana 38, Gubbio e Sant'Arcangelo 36, Fano 35, Teramo penultimo in graduatoria con 34 punti, la Vicenza di Lerda, fanalino di coda con 31 punti all'attivo. Dunque in questo momento sarebbe spareggio tra Teramo e Vicenza, ma c'è una gara ancora da giocare. Il Teramo domenica prossima ospiterà alle 17:30 al Gaetano Bonolis la Reggiana che è seconda. Oggi non è andata oltre il risultato di parità nel confronto interno con il Padova 1-1, ma attenzione c'è anche il Sud Tirol che ha già vinto e ha agganciato proprio Reggiana e San Benedettese a quota 52. San Benedettese, come già ricordato, sconfitta in casa dall'Albino Leffe. Allora, questa è la classifica del girone B del campionato di Serie C. Abbiamo anche le immagini di Fano Teramo, una brutta partita, partita molto tesa, soprattutto caratterizzata da duelli fisici. Tanti tifosi biancorossi al seguito, più di 500 allo stadio Mancini di Fano. Per quanto riguarda le formazioni, la 3-5-2 del Fano, della squadra di Oscar Brevi, Thiam Trepali, Sosa, Magli e Fautario, trio di centrali di difesa, Lanini e Pellegrini, esterni di centrocampo, Lazzari, Metodista, Eklund e Schiavini, Mezzali, davanti il tandem Fioretti-Rolfini. Il 3-4-3 invece schierato da Ottavio Palladini, Calore Trepali, Caidi, Speranza e Milillo, trio di centrali di difesa, Sales e Ventola, sulle fasce Graziano e Ilari nel cuore del reparto nevralgico, davanti il tridente formato da Bacio Terracino, Panico che è stato preferito a Gondò, poi Panico verrà sostituito nel corso della ripresa da Amadio e Tulli che ha giocato se vogliamo anche da trequartista perché è partito da sinistra e poi si accentrava. Questa è la prima occasione, in realtà pochissime nel corso del match, con questo colpo di testa di Rolfini che termina alto, poi Pellegrini, Eros Pellegrini, esterno sinistro della formazione marchigiana, prova il destro a giro senza esito al 45esimo, dunque allo scadere della prima frazione di gioco. Sugli sviluppi di questa rimessa laterale ci prova Tulli dalla distanza, tiro improvviso alto. Siamo con le immagini, arriviamo alla ripresa al 48esimo, dunque al terzo minuto del secondo tempo. Lo spunto molto bello a dire il vero di Fioretti, serie di finte, saltati Caidi e Ventola, il suo sinistro che lambisce la traversa della porta difesa da Calore. Eccola qui, la rivediamo l'azione, devo dire molto bella da parte di Fioretti, centravanti del Fano. Poi cominciano le sostituzioni al 57esimo, Gondò per Tulli, Amadio per Panico, cambia il sistema di gioco, 3-5-2 dal 3-4-3 di partenza al 3-5-2. Al 73esimo, angolo di Ilari, spizza il pallone di testa a Speranza all'altezza del secondo palo, c'è una trattenuta sospetta su
subita da Milillo ad opera di Pellegrini. L'arbitro Prontera di Bologna lascia proseguire. Varas per Graziano al 74esimo, non cambia nulla nell'assetto tattico. Tripla sostituzione nella fila del Fano al 77esimo. Torelli per Lanini, Gattari ex della Contesa per Magli, Melandri per Fioretti e poi all'84esimo De Grazia per Ilari e Fratangelo invece rileva Bacio Terracino. Non accade altro, in realtà è una partita scarna di emozioni, partita che è stentato proprio a decollare, non si è mai accesa, finisce 0-0. Dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro inviato allo stadio Mancini di Fano, Paolo Durante. Paolo, una considerazione: da oggi il Teramo in piena zona playout, il Teramo non è più arbitro del suo destino. Eh sì, dici bene Massimo, intanto buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Il padrone, come dicevi, del proprio destino. Intanto ti dico che a fine gara il presidente Luciano Campitelli ha tuonato un po' contro tutti, in primis contro l'allenatore. Domani ci sarà una riunione tecnica, come ha annunciato a fine gara il direttore sportivo Sandro Federico, che ha parlato proprio al posto di Palladini in sala stampa. Dunque non sono state rilasciate dichiarazioni da parte del tecnico e non sono esclusi naturalmente ulteriori sviluppi, anche se ci pare difficile che Luciano Campitelli, pur nell'amarezza del momento, perché ha visto una squadra tutto sommato che va bene dopo il primo tempo, i primi 45 minuti, non rischiare nulla, però nella ripresa poteva sicuramente provare a vincere questa partita, invece insomma le occasioni davvero non ci sono state, tiri in porta, dico nello specchio della porta, non ci sono state, anche se va detto che Calore stesso non ha compiuto alcuna parata. Quindi ci pare un po' difficile che il presidente Campitelli possa prendere delle decisioni clamorose, e comunque staremo a vedere, dobbiamo aspettare sicuramente le prossime ore. Commoventi invece, mi va di sottolinearlo, i 500 tifosi biancorossi arrivati qui allo stadio di Fano hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto la squadra, la vittoria che avrebbe consentito alla squadra di Palladini praticamente di vedere la salvezza diretta. Tornando al fatto che il Teramo non sarà più padrone del proprio destino, questo perché? Perché con il pari di Fano e la vittoria del Sant'Arcangelo a Mestre, addirittura per 4-0, la squadra è scivolata, come ricordavi tu, al penultimo posto, cioè in zona play-out. All'appello mancano ancora 90 minuti, ma è chiaro che i tre punti, comunque ancora da conquistare contro la reggiana Domenica Albonolis, potrebbero non bastare. Guardiamo, sì, infatti, anche in casa d'altri, sì, perché no, infatti, Sant'Arcangelo, dici bene. Perché il Teramo intanto deve fare il suo, deve battere la Reggiana e non sarà facile. Poi deve sperare che il Fano non faccia la stessa cosa sul campo della Fermana. Sì. E, mi pare insomma poco probabile, visto che la Fermana è già in salvo e poi sono due squadre marchigiane, magari si aiuteranno anche, purtroppo bisogna anche mettere in conto questo. E poi c'è anche il Sant'Arcangelo, perché se il Teramo vince e il Sant'Arcangelo dovesse perdere, anche questa insomma un'ipotesi poco. Sant'Arcangelo Massimo gioca in casa contro, sì, infatti, Ravenna, con la Ravenna, sembra poco probabile. E poi comunque c'è anche il Gubbio, che oggi è riposato e che chiude a Padova. È chiaro che il Padova è già, sta già festeggiando, però anche in caso di pareggio del Gubbio a Padova, il Teramo batte la Reggiana e lo scontro diretto è a favore del Gubbio, perché il Gubbio ha vinto quindi, a Teramo, quindi esatto, sì, quindi un pari sicuramente il Gubbio lo strapperà in casa, sì, della, del Padova, che insomma è già con la testa in situazione molto complicata, una situazione molto complicata. Ecco, rimane un'ultima speranza legata alla penalizzazione. Esatto, legata alla penalizzazione della Sant'Arcangelo, che potrebbe arrivare, comunque in settimana si saprà sicuramente qualcosa di più preciso, perché il Sant'Arcangelo, al Sant'Arcangelo potrebbero essere decurtati due punti. Perché due punti? Uno per le irregolarità amministrative e un altro perché è recidivo, perché il Sant'Arcangelo, come sapete, è stato già penalizzato di un punto. Quindi potrebbero arrivare questi due punti, in quel caso
Il Teramo vincendo appaierebbe, qualsiasi sia il risultato del Sant'Arcangelo, che comunque dovrebbe vincere in casa contro il Ravenna, appaierebbe proprio la formazione del Sant'Arcangelo, e a quel punto scatterebbe la migliore differenza reti a favore proprio del Teramo. Insomma, sì, una situazione chiaramente un po' complicata, però sì, senza va detto anche questo. Considerare però, Paolo, che poi il Sant'Arcangelo farà sicuramente appello, insomma, e quindi credo che voglio dire, la decisione definitiva slitterà sicuramente in qualche settimana. I campionati spesso e volentieri, soprattutto quelli di C, finiscono certo, sempre in questo modo, con con squadre che certo, non conoscono insomma il proprio destino fino alla fine, anche dopo la fine del campionato. Assolutamente, però un fatto è certo, oggi il Teramo non se l'è giocata con coraggio, e siamo esatto, assolutamente d'accordo, no? Mi pare evidente questo, Paolo. Beh, sì, perché stato dopo i primi 45 minuti ci può stare che non devi rischiare di prendere il gol assolutamente, perché altrimenti insomma il Fano avrebbe giocato sul velluto, soltanto sulle ripartenze, però nel secondo tempo sicuramente poteva fare qualcosa in più. Gara bloccata, d'accordo, nel primo tempo, però nel secondo tempo doveva in qualche modo spingere un po' di più il Teramo. Io avrei chiesto a Palladini una sostituzione in particolare che non che non è piaciuta, comunque non è stata secondo noi buona in quel momento, perché togliere Tulli, che sì, secondo noi è stato sì, forse il migliore del primo tempo, pur in un primo tempo piuttosto grigio, non so, forse può darsi che il giocatore fosse affaticato o comunque fosse infortunato. Però, devo dire, anche io sono rimasto perplesso. Non è stata una sostituzione felice, ecco. Poi chiaramente sì, il tecnico si prende le sue responsabilità, chiaro, e poi certo, con i se e con i ma ovviamente non si vincono le partite, quindi. Però insomma, ci è sembrata subito una sostituzione poco felice. E comunque insomma il bilancio di Palladini sulla partita del Teramo mi pare fortemente negativo, se andiamo a giudicare, così analizzare i numeri, credo 13 punti in 14 partite, qualcosa del genere, quindi. Sì, questo però va anche detto che risente un po' dei limiti di questa squadra, che lì davanti davvero manca l'incisività e manca anche, come ricordavi tu, un pizzico di coraggio, e questo però non fa ben sperare, perché qualora il Teramo dovesse insomma disputare i play-out per salvarsi, per mantenere la Serie C, dovrà tirar fuori sicuramente qualcosa d'altro, e magari anche qualcosa che pensava di non avere dentro. Il problema è che se i play-out li fai col Vicenza, perché li farai col Vicenza, anche qui bisogna fare delle riflessioni. Il Vicenza è un club molto importante, glorioso nella storia del calcio italiano, insomma non mi pare questa la migliore soluzione, però purtroppo adesso la realtà è questa. Il Teramo, se si salva in questo momento, è nei play-out, e se saranno play-out li disputerà proprio col Vicenza. Non è il massimo, secondo me. Sicuramente non è il massimo, rimane il fatto che magari il Teramo li disputerà come lo scorso anno, avendo a disposizione magari la possibilità di pareggiare tutte e due le partite e quindi di salvarsi. Certo, però insomma certo, qui stiamo andando anche un po' oltre, perché ci sono ancora 90 minuti da disputare. Tutto può succedere. No? Senti, quindi volevo chiederti, sì, un fatto però è acclarato, l'abbiamo già detto, il Teramo deve fare il suo, deve battere la Reggiana, sì, e non sarà assolutamente semplice, perché la Reggiana ha l'obiettivo di centrare secondo posto alle spalle del Padova, che è già stato promosso in Serie B. Reggiana che oggi ha pareggiato proprio con la squadra di Bisoli 1-1, il verdetto finale. Tra l'altro Reggiana in vantaggio con Cianci, e poi c'è stato il pareggio di Candido, che era tra i giocatori che in estate erano stati proprio trattati dall'ex DS del Teramo Giorgio Repetto, attuale responsabile dell'area tecnica delle Pescara. Ti volevo chiedere, Paolo, ma quindi sicuramente furibondo, come hai fatto chiaramente intendere Campitelli a fine partita, domani ci sarà quindi una convocazione, una riunione tecnica? Sì, questo ce lo ha detto proprio al microfono il direttore sportivo Sandro Federico, che, ripeto, ha parlato al posto del
tecnico Palladini, mentre hanno parlato anche alcuni giocatori, hanno parlato Caidi per la precisione e Graziano, invece il tecnico non si è proprio presentato in sala stampa. Quindi diciamo così che non si esclude un ribaltone per gli ultimi 90 minuti. Oddio, io l'ho detto, non si escludono sviluppi clamorosi, però mi pare francamente un po' difficile che in un momento così delicato, non so, poi chiaramente sarà Campitelli a decidere insieme agli altri dirigenti. Io però una cosa vorrei aggiungere magari a questo lungo collegamento, che una cosa è certa, che fino alla penultima giornata il Teramo tutto ciò che ha guadagnato sul campo lo ha sudato nel vero senso della parola, mentre forse altre squadre sul campo sono state in qualche modo anche avvantaggiate da alcuni atteggiamenti delle squadre avversarie, perché insomma il fatto che il Sant'Arcangelo possa vincere 4-0 a Mestre lascia un po' risultato pensare, sorprendente. È un risultato sorprendente. Sicuramente, però, anche se dobbiamo dire che Sant'Arcangelo, da quando è stato affidato al figlio di Zeman Karel, ha cambiato passo, ha perso soltanto una però, partita. Insomma, ci sono stati risultati, anche lo stesso Fano che ha vinto due partite di seguito fondamentali prima di questo incontro. Sì, l'ha vinta a Trieste nel penultimo turno. Sì. Al Teramo sicuramente non ha regalato niente nessuno, questo è sicuro, ci metto la mano sul fuoco. Questo sì, però insomma è chiaro che il campionato del Teramo è stato fortemente deludente, un po' come quello dello scorso anno che è terminato con il sorriso, quest'anno è andata anche peggio e quest'anno dobbiamo dire che retrocederà solo una squadra al termine dello spareggio, quindi insomma davvero bisogna fare un'impresa per retrocedere, ma ormai ci siamo, il Teramo impelagato nei play-out, speriamo che possa finire bene questa stagione, ci sono ancora 90 minuti, tutto può accadere nel calcio, ma il Teramo, la cosa fondamentale, se fino a poco prima del match di Fano era arbitro del suo destino, adesso non lo è più. Questa è la verità nuda e cruda che scaturisce dai 90 minuti di Fano, no Paolo? Fotografia perfetta, Massimo, la tua, purtroppo è così, anche se va detto che probabilmente il Teramo ha perso strada facendo tante occasioni proprio per evitare di arrivare a questa situazione, perché diverse partite, non dico tantissime, però almeno due o tre partite avrebbe potuto vincerle o quantomeno non perderle, e adesso staremo a fare altri discorsi. Mi viene da pensare per esempio al match interno con Renate di qualche settimana fa. Sì, match interno con Renate, ma anche altri incontri, adesso non ricordo bene, credo anche con il Ravenna. Voglio dire, ha perso troppi punti strada facendo, ne ha persi tanti anche al Bonolis, quindi è questa, il risultato è questo, insomma. Questa è la situazione, perfetto Paolo. Deve combattere ancora per 90 minuti, ma soprattutto deve sperare nelle disgrazie altrui. Assolutamente, grazie Paolo per questo lungo collegamento, assolutamente prezioso. Dunque furibondo Campitelli a fine partita. Grazie a voi e buona serata. Grazie ancora Paolo. Campitelli non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma quel che è certo è che domani è stata convocata per la giornata di domani una riunione tecnica, non si escludono ribaltoni, come ci ha detto lo stesso Paolo Durante. Beh, certo, però insomma sarebbe una decisione anche coraggiosa a 90 minuti dall'epilogo della stagione regolare. Facciamo rivedere la classifica del campionato di Serie C, Girone B, questa è la realtà, la nuova realtà, il Teramo poco prima del match di Fano era arbitro del suo destino e invece da oggi non lo è più, perché il Teramo è penultimo in classifica, il Sant'Arcangelo ha vinto 4-0 sul terreno del Mestre, il Fano ha un punto in più del Teramo, il Gubbio ha riposato e quindi la situazione ideale per la squadra umbra in questo momento, il Teramo deve in sintesi battere la Reggiana domenica prossima alle 17:30 e sperare nel contempo nelle disgrazie altrui, come si dice in gergo. Questa è la nuova realtà. Abbiamo Montani al telefono. Buonasera Fabio. Buonasera a voi. Fabio, intanto complimenti, perché stai facendo un miracolo, lo dico io, non lo devi sottolineare tu, lo voglio rimarcare io, alla guida del San Nicolò. Se finisse oggi il campionato, il San Nicolò sarebbe salvo. Spieghiamo anche il motivo: tra Monticelli e San Nicolò ci sono 10 punti di scarto, quindi ci sarebbe un solo play-out, Agnonese-Jesina, Monticelli retrocederebbe in questo caso
in eccellenza. È così, no? Io ti ringrazio per le bellissime parole. È tutto giusto, Massimo, però purtroppo non finisce oggi. Lo so, infatti, questa è la realtà. Però voglio dire, avresti firmato, no? Per arrivare ad una situazione del genere a 90 minuti al termine della stagione. Assolutamente sì, perché ad oggi tocchiamo quota 25 punti al secondo ritorno. Io sono subentrato che il San Nicolò ne aveva fatti 15 al giorno di andata. Io oggi ho una domenica della fine con la squadra, noi ne abbiamo fatti 25, quindi dicevo prima un tuo collega, quest'anno il girone F di Serie D, dove si è sempre salvati con 38, massimo 39, quest'anno ce ne vogliono 42-43. Quindi sotto hanno corso tutti quanti, stanno correndo tutti, guarda il campo basso che va a vincere a Pesaro. Sì, e quindi infatti bisogna fare quest'altro miracolo domenica. E poi c'è anche da considerare che non avete mai giocato sul vostro campo, no? Perché siete andati in giro per la regione, oggi addirittura a Sant'Egidio alla Vibrata. Naturalmente il presidente Giovanni, come giusto che sia, ha ringraziato l'amministrazione comunale di Sant'Egidio, vi ha portato comunque fortuna a questo campo, una vittoria che sembrava netta fino a qualche minuto alla fine, poi che c'è stato qualche brivido, il braccino corto del tennista, oppure tutto è filato liscio? Al di là dei due gol del Fabriano? No, qualche brivido c'è stato. Io c'era qualche settimana vado predicando nello spogliatoio, perché Nero Stellati e oggi Fabriano già retrocesse erano le peggiori che ci potevano capitare, perché sono quelle partite dove si nascondono le insidie caratteriali, la pressione c'è, stiamo correndo da 4 mesi. E voglio far notare che noi domenica abbiamo vinto 3-0 contro i Nero Stellati, sembrava un atto dovuto. Oggi nello Stellati hanno fatto una cosa clamorosa con l'Agnonese in casa, quindi non ti regala niente nessuno. E nel secondo tempo, complice anche un po' di stanchezza, perché questi ragazzi, dammi questa opportunità Massimo per sottolinearlo, stanno facendo qualcosa di meraviglioso, qualcosa di, certo, di grande. Da quando sono arrivati si sono messi a completa disposizione, stanno correndo, stanno razziando il fondo del barile per portare la salvezza a questa società. Quindi assolutamente. Nel secondo tempo un po' di paura, un po' di stanchezza, si stava complicando, però sono stati bravi a portarla poi in porto. Adesso Fabio, chiudiamo, dipende solo dal San Nicolò, che sarà impegnato domenica prossima sul campo del San Marino, che è tagliata fuori dai giochi playoff. Ecco, arrivare a una situazione del genere in cui tutto dipende dalla tua squadra era impensabile fino a qualche settimana fa, anzi fino alla settimana scorsa. È vero, dopo aver avuto qualche battuta d'arresto con squadre molto più organizzate di noi, si era un po' complicata. Poi abbiamo fatto questo mese veramente dove pareggiare in casa con la Vezzano, andare a vincere a San Giusto, vincere consecutivamente questi due scontri diretti, ci ha riaperto un po' la luce e ci ha dato questa opportunità grandissima che in tutti i modi cercheremo di non farcela sfuggire domenica prossima. In bocca al lupo di cuore, caro Fabio! Crepi, e complimenti ancora. Grazie ancora a Fabio Montagna, allenatore del San Nicolò. Stiamo per chiudere, possiamo far vedere solo i risultati del campionato di Serie D, così completiamo l'opera. Io naturalmente parlo col mio regista infaticabile Danilo Cinquino. Eccoli qui i risultati della penultima giornata: Jesina L'Aquila 0-1, ha deciso Steri. Matelica batte San Marino 2-1, contro sorpasso, pensate, alla penultima giornata la Vis Pesaro ha perso in casa con il Campobasso 2-1, il verdetto finale. Monticelli Castelfidardo 0-0, Nero Stellati Agnonese 1-1, Pineto Avezzano 0-0, San Nicolò Fabriano 3-1, San Giustese Francavilla 1-2, Vastese Recanatese 1-4 e appunto Vis Pesaro Campobasso 1-2. A me risulta che il Monticelli abbia vinto 1-0 sul Castelfidardo, però insomma questo è assolutamente relativo, conta relativamente, perché questa è la classifica a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Matelica 71 punti, abbiamo detto, contro sorpasso, Vis Pesaro 70, Avezzano 59, L'Aquila e Pineto 54. Ci sono tre squadre nei playoff, tre squadre abruzzesi, Abruzzo protagonista nel campionato di Serie D, anche
il Francavilla ha fatto un grande campionato, Francavilla che si ferma al sesto posto con 90 minuti ancora da giocare insieme con la Vastese. Vastese un girone di ritorno completamente da cancellare, deludente, pensate 11 sconfitte in 16 partite del girone di ritorno per la squadra di Colavitto. San Marino e San Giustese 48, Castelfidardo 45, Recanatese 43, Campobasso 42, San Nicolò 40, Agnonese 38, Jesina 34, Monticelli 28, Fabriano 19, Nerostellati 19. Infatti il Monticelli ha vinto, quindi gli diamo due punti in più, arriva a quota 30, ma ripetiamo, se tra la terz'ultima e la sest'ultima, in questo caso il San Nicolò, ci sono almeno 8 punti, da 8 più punti di scarto, non ci saranno due play-out ma uno solo, quindi il Monticelli retrocederebbe in eccellenza, e in questo caso se finisse oggi il campionato spareggio tra Agnonese e Jesina, San Nicolò salvo, ma ci sono altri 90 minuti, il San Nicolò giocherà a San Marino domenica prossima. In bocca al lupo alla squadra di Fabio Montani, è tutto per questa appendice di sport, grazie a Danilo Cinquino in regia. Tra pochissimo il grande basket su Rete 8 Sport, Serie 2 maschile, la gara 1 dei play-out, Virtus Roma, Roseto Sharks in diretta, ripetiamo, su Rete 8 Sport. Grazie e buon pomeriggio. Oh, I've been